Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Io sono qui davanti alla mia libreria che come potete ben vedere è Assolutissimamente in disordine e obiettivamente e anche oggettivamente non c'è più spazio per i libri, come potete vedere, sono praticamente raggruppati in doppie file, però, come potete vedere non c'è più spazio. E adesso che stavo comunque cercando di dargli una minima sistemazione, mi sono accorta che ci sono davvero un sacco di libri che eh, sono qui ancora da tanto tanto tempo non letti e alcuni di questi ho perso molto l'interesse nel farlo. Quindi ci sono libri che purtroppo presa dall'entusiasmo e dalla voglia del momento li ho comprati, ma obiettivamente adesso non li voglio più leggere, quindi vi chiedo se vi fa piacere, se volete, potrei fare un video dove faccio una sorta di decluttering, barra sistemazione della mia libreria. E poi, magari portarvi finalmente un nuovo bookshelf tour. Non so, fatemi sapere se questa idea di video vi può piacere, vi può interessare. Ed io, però, nel frattempo, in questo vlog, volevo, non lo so, consigliarvi, parlarvi di alcuni libri che invece ho letto e che mi hanno fatto provare delle emozioni, mi hanno fatto battere il cuore, mi sono piaciuti veramente molto. Quindi ho pensato, non lo so, di sceglierne magari un paio per ogni scaffale, così finalmente vi porto un nuovo video, consigli di lettura e magari qua sotto voi poi mi lasciate i vostri commenti riguardo, magari consigliatemi anche voi qualche libro. Adoro tantissimo il tè caldo e adesso che è autunno è il mio periodo dell'anno preferito dove ne bevo davvero tantissimi. Eccomi qui davanti alla mia libreria, non scrivetemi vi prego qua sotto che è in disordine, lo so, ma è abbandonata a se stessa da un po', però voglio rimediare. Eh, iniziamo appunto con suggerirvi, consigliarvi qualche libro. Che um, ho particolarmente amato magari durante quest'anno o negli anni passati. Io leggo principalmente romanzi, romanzi rosa. Quindi quello che vi consiglierò sarà appunto Contemporary, Young Adult uh, o vediamo qualcosa di uh, un po' più spicy. Uh, partiamo con il, um, uh, il, la parte rosa e. Ne ho già visto uno che eh, mi è piaciuto moltissimo, un po' fuori dalla mia comfort zone, ovvero nella buona e nella cattiva sorte di Martha Waters. Questo è un historical romance, un po' alla stile Bridgerton, quindi se vi è piaciuta la serie TV, amerete tantissimo questo libro. È anche un second chance, perché all'interno abbiamo una storia basata sulle seconde possibilità. Ha un punto di vista di tre personaggi, quindi abbiamo in toto le, i pensieri e le azioni di ben tre personaggi. E diciamo che sono presenti anche delle scene piuttosto hot. È autoconclusivo. I personaggi sono dinamici, vivaci e diciamo che i due protagonisti amano tantissimo stuzzicarsi. Mi ha fatto ridere e sorridere tantissimo. Gli ho dato 4 stelline e mezzo. Quindi, dopo il rosa, passiamo all'azzurro e all'azzurro. Lui: The Fine Print un accordo per due di Laura Nasher. Questo ci tengo a precisare che mi è stato inviato dalla casa editrice, quindi dalla Always Publishing, ma in versione ebook. La copia cartacea l'ho poi acquistata perché il libro mi è piaciuto veramente, veramente tantissimo. Piccola nota, è bellissima anche la copertina, tutta quanta iridescente. La Always Publishing mette sempre un sacco di impegno nelle sue copertine. Questo è una sorta di office romance. Slowburn perché è raccontato e la storia si viene raccontata molto lentamente. Un Grumpy vs. Sunshine, ovvero il personaggio maschile è piuttosto ombroso, tenebroso, mentre lei è un vulcano di energia e di solarità. È un Enemy to Lovers perché i due diciamo che partono come nemici, ma poi scatta la scintilla. Ha il doppio punto di vista alternato, così abbiamo una chiara ed esplicita ehm, raccolta di pensieri di entrambi i personaggi. Ci sono anche qui delle scene hot molto molto esplicite e c'è un bellissimo glow up dei personaggi perché da come partono a come arrivano è un glow up pazzesco. Ma la cosa più bella è l'ambientazione, un sogno una sorta di Disney World molto coinvolgente con un ritmo però molto molto serrato mi è piaciuto tantissimo 4 stelline tè al limone è in assoluto il mio preferito ok passiamo ad un altro e passiamo ne mm. ho visto uno che mi piace non proprio un colpo di fulmini di Meghan Quinn. Questo diciamo che è più sul fake dating, quindi sul finto fidanzamento c'è una tensione che inizia e finisce a livelli molto molto alti, è un libro autoconclusivo, quindi mi piace molto perché abbiamo un inizio e una fine. Anche qui abbiamo il pov alternato, quindi il punto di vista di entrambi i nostri protagonisti e anche questo lo apprezzo davvero moltissimo. È un contemporary romance e anche qui enemy to lovers, perché iniziano da nemici ma poi finiscono per super super innamorati. Anche qui possiamo definirlo Grampy Sunshine perché il nostro protagonista maschile è anche piuttosto misterioso, ombroso, lei invece decisamente più allegra, vivace e sorridente. E anche qui possiamo trovare delle scene spicy molto esplicite. Mi è piaciuto davvero moltissimo, mi ha divertito, mi ha fatto passare qualche ora in totale spensieratezza, quattro stelline e mezzo. Voglio condividere con voi anche un'altra cosa che ehm, ho trovato oggi nel supermercato dove lavoro i nuovi biscotti della kinder ovvero i kinderini. Vediamo, ho pensato che poteva essere carino provarli insieme visto che è una novità. Wow! Allora, dovrebbero essere dei semplici biscotti con eh, al cacao, panna e cacao, colosi frollini al latte e cacao, quindi non ci dovrebbe essere ehm, cioccolata se non nelle eh, decorazioni degli occhi, piccoli decori cremosi al gusto unico di kinder. Quindi il profumo sa proprio di un classico frollino. Vediamo, dovrebbero essere tutti quanti con eh, le faccine, una faccina così poi sono molto molto cute ok andiamo ne provare uno allora ho mangiato gli occhietti e sono proprio da Tinder pensavo più buoni È un classico biscottino dolcissimo con um, davanti panna e retro biscotto al cioccolato. Non so voi, ma a me piace spesso anche inzupparli nel tè. Soddisfatto il 100% ne. andiamo a vedere un libro che invece mi ha soddisfatto molto di più, come per esempio, da questa pila qui trovo Il problema sei tu di Anna Zarlenga. Il primo libro che leggo di Anna e che mi ha totalmente Fatto innamorare della sua scrittura, questo è un second chance perché anche qui abbiamo delle seconde possibilità: un friend to enemy to lovers perché i nostri protagonisti erano amici da bambini, poi però si perdono di vista, si rincontreranno dopo svariati anni e saranno due nemici. Che si scontreranno per poi diventare innamorati. Anche qui abbiamo un slow burn, quindi raccontato molto piano, passo dopo passo. Un romanzo conclusivo, quindi abbiamo anche un bel finale. Una lettura molto scorrevole, molto vivace sicuramente estiva, quindi forse più adatta da leggere sotto l'ombrellone, ma molto molto semplice e genuina, come l'amore che viene raccontato. È tutto scritto dal punto di vista di Vittoria, che è la nostra super protagonista e ci sono anche qui delle scene hot presenti, quindi anche da quel lato non rimarrete deluse. Poi, vediamo di cambiare un po' colore e in questa sezione qui sì, ne vedo già uno. Non dubitare mai del mio amore di Emma Scott. Anche questa copertina mi piace molto, la trovo molto instagrammabile con queste colorazioni. In questo caso abbiamo un romance New Adult dove i protagonisti sono di classi sociali diverse e dove vengono trattate delle tematiche molto delicate come l'abuso, ma in maniera molto delicata, molto genuina, molto molto bello, un romance autoconclusivo che eh, tratta temi anche legati al teatro è un punto di vista alternato tra i due protagonisti che è una cosa che amo moltissimo nei romanzi c'è una sensualità molto delicata, molto soft quattro stelline ultimo libro per questo video blog mettiamola così è qualcosa di un po' più spicy come per esempio da questo scaffale qui prendo Sticks per te solo io di Tilly Cole. Decisamente un romanzo dalle tinte un po' più dark e ombrose. È un, eh, un romanzo dove si racconta la vita da biker, un contemporary romance molto scorrevole, dove sono decisamente presenti scene molto, molto hot, e dove vengono raccontati temi molto particolari e molto intensi. È una prima persona alternata, quindi anche in questo caso raccontano i pensieri e le azioni di entrambi i nostri protagonisti ed è un autoconclusivo, quindi veniamo a conoscere tutta la storia dei nostri due super protagonisti, 4 stelline e mezzo. Spero che questo video vlog vi sia piaciuto comunque. È un po' diverso dai eh, vlog che vi ho portato di recente, ma. Volevo ritornare un po' su, a parlare di libri, siccome questo canale nasce principalmente sui libri, è da un sacco di tempo che non condividevo con voi qualche consiglio di lettura, spero che questo video vi possa essere piaciuto. Se è così lasciatemi un like e fatemi sapere se avete trovato al supermercato in Kinderini e se li avete provati anche voi, se vi sono piaciuti. Sicuramente verrà finito il pacchetto, ma non mi ha fatto particolarmente entusiasmare. E niente! Lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino così non vi perderete i prossimi. Vi mando un bacio grande. Ci vediamo presto! Ciao!